Il sequestro ad Airbnb per l'omesso versamento della ritenuta fiscale del 21% è solo l'ultimo epilogo di un procedimento giudiziario che si trascinava da molti anni. Nel 2017 avevamo espresso al legislatore la nostra preoccupazione quando nel DL 50 di quell'anno il legislatore impose ai portali di effettuare una ritenuta alla fonte per ogni prenotazione. I portali come Airbnb dissero no, ritenendosi non sostituti di imposta e creando tutta questa problematica che si è trascinata nel tempo, prima con ricorsi al TAR e poi con la sentenza del Consiglio di Stato. Nel frattempo è intervenuta l'Europa con una direttiva, la DAC 7, che impone ai portali dal 1 gennaio 2023 di trasferire tutti i dati fiscali e transazione dei vari prenotazioni e annunci direttamente all'Agenzia delle Entrate. Si chiude quindi un capitolo e soprattutto se ne apre un altro. In che termini e in che modi adesso Airbnb chiederà a questi operatori le eventuali restituzioni di importi che in qualche modo i nostri operatori, almeno quelli in regola, hanno regolarmente versato all'erario? Si apre dunque uno scontro, ecco perché è necessario che tutti insieme, tra associazioni di categoria, fisco, Consiglio di Stato e naturalmente il legislatore con i portali, avviano un procedimento che consenta di regolarizzare il fenomeno. La vicenda di Airbnb potrà estendersi probabilmente già ad altri portali nelle prossime settimane, con ricadute in termini di presenza online e del nostro settore molto pesanti. Ecco perché chiediamo un intervento autorevole del Parlamento che si pronunci nelle apposite commissioni e luoghi deputati per dirimere la questione. I portali rappresentano un valido strumento per le prenotazioni, ma sono state anche negli anni delle fonti complicate da gestire proprio per la mancanza di una governance internazionale e nazionale.